Come superare la crisi economica rilanciando il Mezzogiorno attraverso una nuova e moderna industrializzazione del Paese che punti sulle imprese locali. Questi alcuni degli argomenti affrontati durante la prima tappa del SUDACT, un vero e proprio percorso realizzato dall'UGL, l'Unione Generale del Lavoro, che ha visto come protagonisti la vicepresidente della 11ª Commissione al Lavoro Pubblico e Privato della Camera dei Deputati, Renata Polverini, il segretario regionale dell'UGL, Paolo Capone, l'assessore regionale alle politiche sociali, Gianluca Miccichè, e numerose personalità della politica locale e non solo. Ambiente, infrastrutture, fondi europei, turismo, energia, occupazione, welfare, agroalimentare sono le 8 priorità e i punti di forza sui quali investire per rilanciare il Sud Italia, sempre più colpito dalla crisi economica degli ultimi anni. Beh, intanto oggi si discute di tutto un processo di azioni da mettere in campo sulle quali purtroppo il governo Renzi si mostra molto assente. Ci sono questioni che riguardano ovviamente il processo infrastrutturale, l'ambiente, l'energia, l'occupazione femminile, giovanile, ma più in generale quella ormai dei cosiddetti lavoratori anziani. Insomma, tutte grandi questioni sulle quali questo governo non accenna ad intervenire. Ricordiamo che a un certo punto dello scorso anno mise in campo il cosiddetto master plan, per qualche giorno anche i giornali del Mezzogiorno lo accolsero con favore, ma poi leggendolo ci siamo resi conto tutti quanti che altro non era che un libro bianco, ma soprattutto che non prevedeva investimenti come invece ce ne sarebbe molto bisogno, ma che tendeva in qualche modo a rimettere sempre le solite risorse comunitarie in un circuito virtuoso che però appunto ancora non si vede. Per rilanciare il Mezzogiorno c'è assolutamente bisogno di una politica di investimenti, investimenti che vanno dalle infrastrutture, che vanno dall'utilizzo corretto dei fondi comunitari, che vanno dalla ricerca e dallo sviluppo dell'energia verde, che vanno nella direzione di riportare il Sud a pari con il resto d'Italia. Il Sud è una risorsa per il nostro paese, per tutto il paese, e va assolutamente rilanciato. Se non cresce il Sud, non cresce l'Italia. Ma i punti di forza sono un territorio che assolutamente ancora ha un potenziale sia nelle politiche industriali, nelle zone industriali, in Sicilia in particolare, così come sul turismo, così come sulle specialità agroalimentari. Ci sono settori interi che possono tirare veramente l'economia di tutta l'Italia se vengono messi in condizione di poter lavorare e di poter essere utilizzati al meglio.